dono dello Spirito Santo perché possiamo ricevere soprattutto il raccoglimento della preghiera, dell'ascolto. Ecco, liberiamoci un attimo dalle distrazioni, liberiamoci dalle inquietudini, concentriamoci su quello che dobbiamo ascoltare, su quello che deve essere questa parola di Dio che entra nel nostro cuore, entra nella nostra mente. Gesù è qui perché vuole parlare ai nostri cuori. Gesù è qui perché vuole scrutare i nostri cuori ed esige da noi un rapporto di fedeltà, un rapporto di limpidezza, di chiarezza e di trasparenza con Lui. Vieni, Signore Gesù, a benedire questa nostra preghiera di oggi, a benedire queste parole che ascoltiamo perché possono diventare per noi frutto, fecondità, possono diventare per noi quella pioggia che irrigando fa nascere nuovi frutti. Vieni Spirito Santo, ascoltiamo la canto.
per anche il piccolo Alfio, che non diciamo le perdere cose, perché sicuramente questo bambino genera l'amore di Dio. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gesù, grazie Gesù
per i doni del cielo che spesso, questi doni del cielo che tu fai a noi e spesso noi non capiamo l'importanza dei valori che tu ci insegni, non capiamo la bellezza dei sentimenti del cielo che infondi in noi e spesso li sporchiamo attraverso i nostri pensieri, con le nostre parole, con le nostre opere. Gesù, sei tu una forza purificatrice del cuore di ciascuno di noi per liberarci dalla sozzura del peccato, dalla malignità del peccato, che ci rende schiavi della morte. Solo la fede, la vita, la comunione con te genera in noi una grande pace, una grande luce nel nostro cuore, ci eleva, il tuo sguardo ci eleva interiormente, ci fa comprendere la bellezza, la potenza e l'amore quanto delle tue parole possono guarire i nostri cuori, le nostre intelligenze. Adoriamo il Signore in tutta la sua potenza, adoriamo in tutto il suo splendore, Lui che vive sempre in mezzo al suo popolo, nascosto in questo sacramento d'amore, che è il sacramento del testamento al Padre, di voler dare la sua vita, di aver dato e di voler ancora dare la sua vita per tutti noi. Grazie, Signore, di quanto tu stai operando nei nostri cuori e nelle nostre anime. Grazie, Gesù, della tua misericordia non meritata. Grazie, Gesù, del respiro della vita che ci fai gustare ogni giorno, con tutte le sue difficoltà. Lasciamo che la nostra mente si liberi da tutte le preoccupazioni, perché possiamo ascoltare la parola del Signore. Se lo dato ringraziamo in ogni momento. Grazie Gesù.
Quest'anno nella liturgia celebrata il 20 maggio nella festa di Pentecoste. Al di là di quello di fare un'indagine di un'azione dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura dell'Antico Testamento, che la parola di Dio ce la fa contemplare nel libro della Genesi,
dove lo Spirito aleggia sulle acque e dallo Spirito si genera la creazione. Evito di fare questo percorso vetero-testamentario perché credo che molti di voi, che siete frequenti persone assidue, che avete gruppi, avete movimenti, e chissà quante volte abbiamo parlato dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura, nell'Antico e Nuovo Testamento o nel corso dei padri della Chiesa. Io vorrei farvi una meditazione di carattere soprattutto spirituale, leggendo il cuore di Paolo, come realmente lui viveva questa azione dello Spirito anche nella sua personale esperienza, nel suo ministero. Lo Spirito Santo che ha le sue azioni e che opera ora nella Chiesa attraverso queste azioni. Vediamo lo Spirito Santificatore. C'è un versetto della seconda lettera di Tessalonica 2,13, il quale dice Paolo: Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito Santificatore. Quindi la prima azione dello Spirito Santo è quella di santificare i battezzati. Forse dovremmo anche di più meditare su questo aspetto, no? Visto che lo Spirito viene invocato, viene celebrato, viene pregato, ma lo dobbiamo vedere anche in questa relazione che per noi è santificazione. Lo Spirito ci è stato dato per santificarci, per conseguire ogni giorno questo dono della santità. Naturalmente bisogna farci brevemente un'idea su che cosa significa essere santo, vivere, fare esperienza della santificazione. Santo non va confuso con sacro, che indica una realtà di questo mondo che è sottratta all'uso profano per essere votato alla divinità. Nella Sacra Scrittura la santità, che è un attributo di Dio, la santità appartiene a Dio, può caratterizzare un essere, e quindi la santità per noi significa che stabiliamo con Dio una nuova relazione. Stabiliamo con Dio una nuova relazione. Una relazione d'amore, una relazione di santificazione. Per cui l'uomo battezzato che viene nello Spirito attratto, chiamato da Dio a vivere questa amicizia con Dio, l'uomo si rende partecipe di questo dono della santità di Dio. Naturalmente, secondo quanto dice anche questo grande biblista, Leon Buffon, questa santità di Dio che si rivela nell'amicizia tra l'uomo e Dio ha bisogno di degli elementi importanti. In primo luogo noi dobbiamo sperimentare, dobbiamo vivere sentendoci alla presenza di Dio. Quanti di noi realmente ci sentiamo alla presenza di Dio nel nostro operare, nel nostro vivere, nel nostro agire? Perché se si stabilisse questo legame di presenza, la vita interiore si eleva, perché quando devo commettere un'azione o un parlare che non sia consono alla struttura della vita spirituale, con la presenza di Dio vengo richiamato, sento che in quel momento sto facendo qualcosa di sbagliato. Quindi la presenza di Dio, la fedeltà, essere fedeli a Dio, di non scambiarlo con altri idoli, di non scambiarlo con altre ideologie. Gesù non è un'ideologia e non è nemmeno un sistema di filosofico,
Gesù è un'esperienza di vita, è la vita, quella vita che ci appartiene anche a noi. Quindi questa fedeltà è importante. E infine, in questa relazione di amore e di amicizia con Dio, dobbiamo vivere il patto di alleanza. Quella alleanza che ci porta proprio a vivere, quell'alleanza che ci porta a sperimentare la potenza e la rivelazione di Dio nella nostra vita. Quindi si può dire che la santità è un avvicinarsi a Dio. Quindi lo Spirito Santo, lo Spirito Santificatore, una delle prime azioni che ci invita a instaurare questo rapporto con il Signore. Altrimenti, perdonatemi se lo dico, lo Spirito Santo che noi celebriamo in tutti i convegni, in tutte le assemblee, non è un fatto emozionale, sentimentale. Purtroppo, passata l'onda dello Spirito, si ritorna ad essere peggiori di prima. Lo Spirito Santo è un'esperienza così concreta che ti scalfisce dentro nella quotidianità, no? Ti fa abbracciare questo rapporto con Dio anche quando la tua vita sembra che stia andando verso il fallimento, stia andando verso un naufragio, però tu senti questo calore, questo amore, no? Questo amore del Signore che ti invita ad aver fiducia in Lui, ad essere fedeli in Lui, a vivere l'amicizia con Lui. Questa è l'azione che santificatrice che lo Spirito Santo deve fare dentro di noi. Altrimenti rischiamo poi, ripeto, di avere un rapporto emozionale che lo riceviamo nell'ambito di una preghiera carismatica, di una preghiera di effusione, di una preghiera anche a volte attraverso l'imposizione delle mani, ma rimane l'esperienza ontologica dello Spirito che realmente mi santifica. Allora però una delle azioni che lo Spirito vuole operare dentro di noi è questa dimensione santificatrice che avviene proprio attraverso questa amicizia, questo rapporto di fedeltà. Si può dire allora che la santità è un avvicinarsi a Dio, significa essere fedele alla sua alleanza, l'obbedienza alla sua parola. Questa è la volontà di Dio, dice San Paolo nella prima lettera a Tessalonicesi 4:3. Questa è la volontà di Dio, la nostra santificazione. Cioè Dio, vedete, noi cerchiamo di fare la volontà di Dio per capirla, ma in realtà Dio ha anche lui una sua volontà nei nostri confronti. Qual è? Dio ha un solo sogno per noi, che noi ci santifichiamo. E santificarsi significa vivere nel tempo dell'eternità con Dio. Essere santi significa essere pienamente nel dinamismo della vita divina. Per questo ci santifica per permettere all'uomo di purificare l'immagine e somiglianza con cui originariamente è stato creato. La santificazione ci dona una nuova relazione con Dio. Il Nuovo Testamento dichiara che solo Dio è santo e irradia questa santità su tutto quello che è vicino. San Paolo, ancora una volta nella lettera romana, afferma: se santa è la radice, lo saranno anche i rami. Quindi se noi nella nostra struttura ontologica del nostro essere, le fondamenta della nostra interiorità, abbiamo messo lo Spirito Santo come dono datoci dal Padre e dal Figlio per santificarci, e
quindi per vivere questa vita di relazione con Dio siamo nella volontà di Dio, perché non è una esperienza emozionale, ma è uno status di vita, che direbbe Paolo: sia che mangiate, sia che dormite, sia che vegliate, sia che pregate, sia qualunque cosa fate, siate del Signore. E lo Spirito Santo allora che ci santifica. Per la prima volta, nel momento in cui noi entriamo nella comunione trinità, allora, mediante il battesimo, che non è il culmine della santità, bensì il principio di un lungo percorso, è quel battesimo. Dono di Dio che ci inserisce in questo rapporto con Lui, di rapporto di comunione. Io come figlio, battezzato, animato dalla potenza dello Spirito, posso osare, con la mia preghiera, con il mio andare verso Dio, sperare di vivere nella comunione con la Santissima Trinità. Noi abbiamo un patrimonio spirituale che è così ricco di esperienza, abbiamo che sono delle realtà vere, perché queste accadranno per chi fa esperienze su questo cammino, terreno di fede, o quando sarà, che non ha già pensato, si ritroverà davanti a Dio, si accorge che poi c'è il tempo della purificazione, perché quella è la verità che c'è, la vita trinitaria, la quale noi siamo chiamati a viverla. E dice Paolo, proprio comincia con noi proprio mediante il battesimo, nella sua lettera ai Romani 15:16, Tessalonici 2:13. Siamo chiamati proprio a questo percorso quotidiano, con il battesimo, quindi di elevarci mediante il dono della preghiera, il dono dei sacramenti, questa esperienza di santificazione, entrando in un rapporto intimo dialogico con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci santifica mediante la sua potenza che penetra il nostro essere, la prima Corinzi 3:17. Lo Spirito Santo che ha santificato il capo, che è Cristo, santificherà anche il corpo, che è la Chiesa. E se lo sposo è santo, anche la Chiesa dovrebbe essere, anche la sposa deve essere santa. Cristo si dona a noi battezzati affinché noi acquistiamo la capacità anche di donarci a Lui. Ecco, il Signore fa il primo passo con il battesimo, fa il primo passo verso di noi, affinché noi poi, con la potenza dello Spirito che ci è stato dato, possiamo anche noi accoglierlo e lasciarci trasformare come Lui vuole. Così i battezzati, donandosi e accogliendo i fratelli, diventano anche un ponte verso la santità, sempre guidati dal suo Spirito Santo. La santità è un'esperienza ontologica. Che cosa vuole dire questa parola? Naturalmente una parola tecnica, teologica, filosofica. Vuole dire che la santità entra proprio nella struttura del nostro essere, del nostro stare qui. La santità tocca la nostra interiorità, non è una santità esterna, ma è una santità interna, dove l'anima, che è l'essere presente davanti a Dio, si trasforma nella sua capacità di saper accogliere il Signore e di essere fortemente presente in Lui con l'intelligenza e con l'amore e con il cuore e con la volontà. Noi, queste facoltà antropologiche che abbiamo, sono fondamentali per il nostro andare verso Dio, perché quando sarà il giorno della nostra morte,
in cui scomparirà la materia, la nostra corporeità. Rimane la struttura spirituale che è l'anima, che come insegnano i grandi filosofi, l'anima insieme a San Tommaso, l'anima è la forma del corpo, e questa forma è la stessa nostra forma corporea, che non c'è la materia ma è tutto spirito, in cui questo spirito è sostenuto dalla forza della volontà, della conoscenza, dell'intelligenza, che viene attratta dal suo creatore, che è Dio, l'amore. E quindi lo spirito ci spinge verso l'amore. E se non siamo strutturati nell'ambito della grazia, cioè che la nostra interiorità vive nell'ambito della grazia, la conoscenza e quindi la vita con Dio diventa più facile, diventa realtà immediata. Ma se l'intelligenza e la volontà sono ancora offuscati dal peccato e dalla morte, allora comincia il tempo della purificazione. Per cui ecco la santità data gratuitamente e anzitutto ontologica, cioè penetra nel profondo del nostro essere. Solo così lo Spirito Santo può produrre questa trasformazione per renderci un'offerta gradita a Dio. La prima azione della santità allora consiste, lo Spirito Santo, abbiamo detto, ci porta, la prima azione dello Spirito Santo è quella di santificarci. Quindi questa santità consiste soprattutto nel vivere in comunione con Dio attraverso Gesù Cristo. Questa comunione che abbiamo varie volte parlato, una comunione che si irradia dentro di noi, vivendola in un anelito di unione con il Padre. Il Padre nella vita trinitaria è la sorgente dell'amore, come sostengono i due grandi teologi Agostino e Tommaso nel trattato sulla Trinità. La fonte dell'amore è il Padre della vita trinitaria, e dal Padre, ecco, si estendono queste due braccia che sono l'azione del Verbo, Gesù che si incarna e che si fa crocifiggere per aprire la porta della vita trinitaria, in cui l'uomo attraverso il mistero della croce può entrare nella comunione con il Padre e lo Spirito Santo. E questo, come dicono tanti autori spirituali, la croce è la porta del cielo. Attraverso questa croce, come direbbe anche Santa Caterina, in cui domani la Chiesa celebra la sua festa, la croce è ponte per noi in cui dobbiamo salire per entrare a fare esperienza di questa comunione trinitaria. E poi uno Spirito Santo che dispensa per la nostra santificazione questi ministeri e carismi, dove ognuno poi, individuata la sua chiamata, cerca di vivere e di essere fedele a quello che lo Spirito gli fa comprendere. Ecco perché è molto bello, no? Per la nostra esperienza di Chiesa Cattolica, nell'universo di questa Chiesa dei battezzati, ognuno di noi abbiamo una missione, quindi non c'è motivo di essere geloso, invidioso, perché uno ha avuto un carisma, non so, di liberazione, uno quello della profezia, uno quello della parola. Non c'è motivo di fare una competizione di carismi. Per questo motivo io credo sia molto importante, soprattutto nei movimenti, nei gruppi, di lodare per venire il Signore quanto che riveste una comunità di donne, di carismi, e di non generare conflitti per gelosie, per invidia, perché magari quella ha più capacità di meno o in più,
il saper riconoscere qual è il dono che Dio mi ha dato, qual è il talento che Dio mi ha dato di viverlo con fedeltà, con amore, se fosse anche solo semplicemente il carisma della preghiera. Con la preghiera si possono salvare tante anime, che permetta. Quindi lo spirito dispensa nella vasta esperienza, ripeto, di questa grande comunità di battezzati, donne, carismi, ministeri, come dice Paolo, per l'unico scopo di quello del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ognuno ci deve santificare, ognuno deve raggiungere attraverso la chiamata, attraverso il dono, il talento che Dio ci ha dato, la comunione con Dio. E questo, se noi entriamo in questa ottica, in questa logica, che lo Spirito Santo agisce in tutti i battezzati come spirito di santificazione e di santità, ci aiuta soprattutto a non guardarci più l'uno con l'altro, di vedere magari quello che non è caro, è santo, quell'altro non è, quello è carisma, quello è questo. Siamo tutti figli amati da Dio. Siamo tutti segnati da un battesimo che è opera dello Spirito, che ci chiama quindi a vivere questa esperienza di santità. Tutti siamo, cioè per il cuore di Dio, tutti siamo chiamati alla santità. Non esiste il più santo e il meno santo. Ognuno fa un suo percorso di santità, di quello che il Signore ci chiama. Certo, lo sforzo e l'impegno delle anime che lavorano tanto per essere più pienamente di Dio viene premiato, come quello che viene detto nel paradiso con i gradi di beatitudine: a chi ha più amato sarà dato di più. Quindi una giustizia divina c'è, perché se l'anima dice io mi sono offerto, mi sono donato, faccio sacrifici, voglio stare con il Signore, cerco il Signore, l'altro lo fa come un momento sì, un momento no, però alla fine tutti e due vanno in paradiso. Sappiate che c'è anche una giustizia divina: chi ha più amato sarà dato, chi ha più dato c'è un grado di beatitudine. E quindi è quello che rende poi la giustizia di Dio. Allora diventa un discorso anche molto interpersonale con Dio, no? Che io non guardo più esternamente chi sta più avanti di me o dietro di me, facendo questa logica di discorso con il Signore. Quindi è un correre che devo fare da solo per Lui, perché Lui mi sta chiamando alla santità, e questo grado di santità lo devo conquistare con la potenza dello Spirito Santo, che deve trasformare la mia vita. Una seconda azione dello Spirito Santo, quindi dopo l'azione della santificazione, lo Spirito Santo è portatore di speranza. E il Romano, Paolo, nella lettera Romana 15:13 dice: il Dio della speranza vi riempia nel credere di ogni gioia e pace, perché abbondiate nella speranza della virtù dello Spirito Santo. Parlare di speranza potrebbe portarci ad entrare in un ambito escatologico, ma non è questo quello che voglio dire. Desidero soprattutto sottolineare che lo Spirito Santo che ci santifica ci conduce anche a desiderare di possedere Cristo, che è la vera speranza del mondo. Gesù, nella sua risurrezione, è una speranza per tutti, per cui non possiamo più permetterci di dire a tutti noi: tutto è finito, non vedo luce. È così duro questo nuovo periodo, certo, però non dobbiamo mai spegnere la speranza che le cose possono cambiare. L'Apostolo Paolo ci insegna che dobbiamo abbondare nella speranza, la quale ci è stata donata per mezzo dello Spirito Santo. La
lettera ai Romani 15:13. Ma che cosa si intende per speranza? Qual è la vera speranza? Qual è per me battezzato il fondamento della mia speranza? Domande che nel mondo di oggi sembrano difficili trovare una risposta, perché la nostra società ci porta a pensare che la speranza si trova solo nel desiderio dell'uomo a sentirsi migliore attraverso il progresso, lo sviluppo della scienza, della tecnologia e dell'economia. Pensando così, la speranza sembra una cosa temporanea, passeggera, destinata a perire dopo aver prodotto la soddisfazione dei nostri desideri. Questo ci porterebbe a una delusione se le cose non si svolgono nella maniera in cui noi ci aspettavamo, conducendoci a intraprendere una nuova strada per conquistare altre piccole speranze che ci aiutano a superare, a sopravvivere in questa società una ricerca senza fine. Sappiamo però che niente del creato potrà mai colmare nel cuore dell'uomo questo desiderio di infinito. È una speranza molto umana quella che noi tentiamo a volte di vivere e che la portiamo anche nella nostra esperienza di fede. Se il Signore ci asseconda quello che noi vogliamo, allora le speranze si sono realizzate. Ma quando vediamo che le cose non si realizzano, pensiamo che forse Dio ci ha tolto ogni speranza. Per cui noi ci chiediamo, come battezzati continuamente, qual è la speranza che riempie la mia vita? E se inseguo dei piccoli desideri, delle speranze fondate sulle mie possibilità, sui progetti da realizzare, sulle persone cui dono tutta la mia fiducia, sul potere o la ricchezza, oppure se il mio cuore è portato a desiderare Dio come sommo bene, da sperare e attendere come fonte della mia speranza. Quindi lo Spirito Santo, come portatore di speranza, ci invita questa sera, proprio davanti a questo pomeriggio, davanti al Signore, ad analizzare la mia speranza nei confronti di Dio, su quale fondamenta si poggia. E noi non sempre troviamo una risposta. Sono chiamati non solo a offrire ragione della mia fede, ma anche della mia speranza. Per questo motivo, se la mia grande speranza non entra nel desiderio di vivere con Cristo e per Lui in questa terra, per possederlo nell'alto, allora sono sulla strada sbagliata. Perché la mia vita, invece di aiutare ad altri fratelli a sperare e credere nella vera speranza che non delude e che si poggia su Dio e solo in Dio, può ostacolare, e solo Dio, quindi nulla deve ostacolare questo mio cammino. Per questo motivo ho bisogno dello Spirito Santo che mi sorregge, che mi sostiene nel mio sperare per trovare Cristo. Quindi la speranza in cui noi crediamo è una speranza spirituale. Ci affidiamo al Signore, un Signore che non ci delude, un Signore che non ci tradisce, un Signore che ha dato tutto per noi e non ci priva di sperare. Questa è l'azione dello Spirito Santo. E Paolo la collega alla speranza anche alla tribolazione, perché dice Paolo nella lettera ai Romani 5:3-4. Noi ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce la pazienza una virtù provata, e la virtù provata è la speranza. Ecco, Paolo ci dice una cosa importante: quando siamo sulla croce,
quando siamo nella sofferenza, nella tribolazione, e ci sono mille modi per vivere l'esperienza della tribolazione, nessuno di noi è esentato, chi ha scelto Dio, chi ha messo Dio al centro del suo cuore, chi ha messo Gesù al centro della sua esistenza, da quel giorno in poi deve tenere presente che la sua vita non sarà facile, perché quando si sceglie Dio cominciano tutti i grandi problemi. Allora voi dite, è inutile? No, perché se vogliamo conseguire il dono della vita eterna, se vogliamo essere felici eternamente con Dio, vogliamo avere questo rapporto con Dio di fiducia, di fermezza, di stabilità e di sperare che un giorno saremo eterni con Lui, dobbiamo fare questo cammino anche su questa terra, che purtroppo la dimensione della terra, il linguaggio dell'uomo di terra, è un linguaggio fatto di peccato, per cui l'azione della grazia che agisce in quella persona che ha scelto Dio diventa un ostacolo. Poi vediamo anche gli ostacoli dello Spirito Santo, che gli ostacoli che si interpongono proprio perché lo Spirito Santo non può agire nelle persone. Ci sono proprio degli ostacoli che noi mettiamo all'azione dello Spirito Santo, che mi diceva allora, chi sceglie Dio deve mettere in cantiere di sperimentare quello che Gesù ha vissuto, che Gesù è stato, viene stato fatto di tutti i colori. Gesù è stato colui che mi ha sperimentato di tutto e di più, della cattiveria dell'uomo, e si riversa anche in quelli che fanno un cammino con lui. Pensate a Padre Pio, pensate a Santa Giovanna Vergata, pensate gli apostoli stessi, venivano traditi addirittura dalle persone che erano vicine. In fondo non è un mistero, no? Per tutti noi, le persone che più ci sono vicini sono quelle persone che sperimentiamo, sono le anime, a me piace chiamarle così adesso, no? Le persone che ci pugnalano alle spalle sono le anime dei 30 denari, quindi sono quelli che per 30 denari ci vendono a mano. Purtroppo è così. Più è Gesù, io mi sono posto a quella domanda, anche Gesù che ha fatto l'ultima cena, no? Quelle persone che ha amato, sono proprio loro che lo hanno per 30 denari pugnalato alle spalle, l'hanno abbandonato, gliel'hanno detto di tutto e di più. Allora, se a Gesù è successo questo, perché ci meravigliamo se a noi ci infangono, ci calunniano, ci dicono tante cose che ci possono dispiacere, però rimangono tutti su questa terra. Le cattive parole, i giudizi di distruzione verso gli altri, i meccanismi di bassa lega, di metodi molto mediocri, rimangono qui sulla terra, non possono, certi giudizi, certi pensieri non possono salire in cielo. Peccato che queste persone che spesso non capiscono che il cielo non accoglie questo loro modo di fare. Allora la speranza in che cosa consiste? Consiste proprio che noi nello Spirito preghiamo nella tribolazione, come dice Paolo, si faccia giustizia, si faccia verità, perché Gesù è giustizia e verità. Quindi non dobbiamo temere, perché ecco ancora Paolo, il grande Paolo, Paolone, dice Romani 5,5, la nostra speranza non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. I santi erano Gesù, ma anche i santi, no? Ci insegnano nello Spirito Santo per la loro potenza di fermezza, stabilità, fiducia. Pensate a Padre Pio, no? Infangato, perseguitato. Usavano addirittura altri confessori per andare a parlare male di Padre Pio, e lui se ne stava lì, tranquillo, sereno, fiducioso, speranzoso che Dio l'avrebbe liberato. Queste sono le cose belle che ci devono far innamorare della nostra vita spirituale. Anche Papa Benedetto XVI afferma che la grande vera speranza dell'uomo, che resiste nonostante tutte le delusioni, può essere solo Dio. Se noi abbiamo posto il nostro cuore sulla roccia che è Dio, ma che ce ne importa se ci fanno del male, se ci tradiscono,
perché dice Papa Benedetto in questa qualcosa. Questa è la speranza cristiana, che consiste nell'abbandonarci a Dio come bene supremo, credere alla sua parola, alle sue promesse, con l'aiuto della grazia. Il grande teologo Battista Mondè parla di quattro caratteristiche della speranza, dicendo: la speranza deve essere un bene, deve essere un bene futuro, un bene arduo e un bene possibile. E dichiara ancora che nella speranza cristiana, come virtù teologale, questo bene supremo deve essere Dio stesso. Il suo raggiungimento può essere possibile solo da Dio stesso e non da nessuna creatura. Quindi io devo sperare in Dio solo, come dice anche il salmista, solo in Dio spera l'anima, non sono le creature che ci devono aiutare a sperare in Dio, ma deve essere la nostra fede perché per la nostra fede la speranza ha un volto. Si chiama Gesù di Nazaret, il Dio con noi. E ancora Papa Benedetto XVI nel 2001 disse: un mondo senza Dio è un mondo senza speranza. Essere a servizio della speranza vuol dire annunciare Dio con il volto umano, con il volto di Cristo. Nelle lettere dell'Apostolo Paolo si può intravedere il perché ogni credente deve vivere e sperare nella speranza. Deve vivere nella speranza e non come quelli che non hanno speranza e vivono senza speranza e senza Dio. Chi non spera non ha Dio nel cuore. La speranza è un dono di Dio che ci porta alla gioia della salvezza, perché nella speranza, infatti, siamo stati salvati. Vediamo una terza azione dello Spirito Santo, lo Spirito liberatore, uno Spirito che ci libera. Ancora nella seconda Corinzi 3,17 Paolo dice: dove c'è lo Spirito del Signore c'è la libertà. Che cosa significa quindi un'azione dello Spirito Santo? Un'azione di santificazione, un'azione di, abbiamo detto come seconda, della speranza, terza, di liberazione. L'uomo dal momento della caduta del peccato ha voluto farsi da solo, pretendendo una libertà concepita come quella, come fare quello che si vuole senza l'intervento di Dio. E questo è uno spirito oggi molto comune, nel cuore soprattutto di molte persone, giovani e meno giovani. Dio è un ostacolo alla mia libertà. Non posso accogliere Dio come colui che mi libera. E allora l'uomo, ecco, rifiutando questo dono della libertà di Dio, diventa schiavo. È così che Paolo ribadisce che noi non abbiamo ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma ci è stato donato uno spirito che ci rende figli adottivi. Romani 8,14. E per mezzo di questo spirito che Dio, questo spirito di libertà, di liberazione, ecco, questa liberazione, noi spesso nel concetto di liberazione lo associamo giustamente al male, no? Diciamo, facciamo questa preghiera di liberazione perché ci libera dal male, ma andiamo più a fondo nell'azione dello Spirito Santo come liberatore. Il Signore Spirito non solo mi vuole liberare da quello che noi diciamo, da entità negative, da vessazione, da quant'altro. Lo Spirito vuole proprio spazzare dentro di me tutto il mondo del male, tutto il mondo del peccato, mi vuole liberare dalla schiavitù. Perché io potrei essere anche con un esorcismo liberato, però rimango ancora prigioniero perché
non ho un rapporto di fede stabile con il Signore, in quel momento ho sperimentato la liberazione, però non avendo un rapporto stabile con il Signore, diventa, io sono ancora schiavo e prigioniero. Invece l'azione dello Spirito, che abbiamo detto che vuole toccare proprio la dimensione ontologica, no? Del nostro operato, la dimensione ontologica, vuole proprio sradicare il male dalla nostra vita, ci vuole togliere dalla schiavitù eterna per darci uno spirito di libertà, uno spirito di liberazione. Questa è la funzione dello Spirito Santo come liberatore nella nostra vita di fede. È per mezzo dello Spirito che ci rende figli di Dio e diventiamo liberi realmente. Una libertà, qual è il prezzo della libertà che lo Spirito ci dona a noi, che ci ha spazzato da ogni sorta di male, che non siamo più schiavi, e che Gesù e che lo Spirito ci porta a vivere la comunione con Dio, essere comunione in comunione con Dio significa essere un'ostia d'amore per Dio e per i fratelli. La libertà portata dallo Spirito per mezzo di Cristo è triplice. Il Signore ci dà anche una libertà della legge, perché siamo stati liberati dalla legge della carne per servire Cristo nella legge dello Spirito. Quindi non è che molti confondono la libertà con libertinaggine. Anche nelle cose spirituali, nelle esperienze spirituali, tanto mi va di fare così, la Chiesa non approva, ma io faccio lo stesso così dal punto di vista spirituale, e non ce ne accorgiamo che entriamo in un grande caos, perché l'obbedienza alla legge, sia quella giuridica esterna della Chiesa e la legge la legge del percorso spirituale, è importante, per cui lo spirito di liberazione ci porta a vivere questa obbedienza alla legge che ci è stata data da Cristo, il quale ci dice di vivere i comandamenti, gli ordinamenti datici da lui. Ancora la libertà dello spirito ci porta ad essere liberi dal peccato e dalla morte, perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dal peccato e dalla morte. Questa libertà nella vita cristiana implica un cammino di crescita nella vita spirituale, perché Cristo ci ha liberati per essere liberi. Dobbiamo essere liberi interiormente. Essere liberi interiormente significa non aver paura di nulla, essere fermamente convinti che il Signore è la nostra forza, che il Signore è la nostra certezza. Altrimenti, se non ci fosse stato questo spirito di libertà, molte anime, come quelle dei martiri, non avrebbero dato la vita per Cristo, perché ormai erano così liberi dentro che anche il loro legame con il corpo, di perdere la corporalità, quindi di perdere la vita, di metterla nelle mani di Gesù per essere con lui eternamente liberi e vivi, non avrebbero accettato di morire. Io penso davanti a uno che ti è ovvio per la conservazione, no, dello spirito della vita che ognuno di noi avremo paura. Invece proprio perché la potenza di questo spirito liberatore che ti ha liberato da ogni paura, da ogni schiavitù, da ogni sottomissione, ti ha dato questa capacità di essere pienamente speranzoso in questo Dio che ci ha liberato per la libertà. Una libertà non più legata alla paura, come ci si sente schiavo del suo padrone. Questa nasce dall'amore di chi sente il Figlio di Dio che ha mandato il Figlio per liberarci. Non dobbiamo ricadere nella schiavitù, perché è stato pagato un caro prezzo per la nostra liberazione. San Tommaso d'Aquino,
commentando la seconda lettera ai Corinzi, dice che l'uomo libero opera secondo la volontà di Dio, non per imposizione, bensì condotto dallo Spirito, facendo sua la legge divina per amore. L'uomo libero è quello che ama il Vangelo e lo vive, obbedisce alla parola di Dio. Noi pensiamo che obbedire alla parola di Dio limita la nostra libertà, perché ci sono molte persone che dicono: ma io con Dio non voglio avere niente a che fare, perché poi mi cambia la vita, mi limita la mia libertà. Assolutamente non è così. Nello spirito di liberazione, proprio lo stiamo vedendo, come lo Spirito Santo ci rende più liberi ancora di quello che noi possiamo immaginare, perché la libertà costruita sulle nostre fondamento umano, che è fatto pieno di paura, di peccato. Invece nell'azione della grazia, dello Spirito, essere liberi, si agisce in un modo universale, in un modo così ampio, che supera la stessa struttura della natura umana. Ecco, non la potenza dello Spirito che già ti porta in quello che è il mondo di Dio. Quindi non per posizione, bensì condotto dallo Spirito, facendo sua la legge divina per amore. Quindi vivere il Vangelo per amore. Perché siamo liberi da ogni tirannia del secolo, delle cose, del diavolo, degli uomini, della lettera e persino di se stessi, liberi di quella suprema libertà che è proprio dell'amore di valore. Allora un consiglio anche a chi chiede a volte delle preghiere della liberazione: mettete l'amore nel cuore, fate nascere l'amore nel cuore, perché è l'amore di Dio che libera. I sacerdoti, i ministri e coloro che sono preposti a queste preghiere sono dei mezzi, dei strumenti, ma la liberazione nasce se nel cuore mettiamo l'amore, e quindi cominciamo a debellare la schiavitù che è dentro di noi a causa dell'odio, dell'amore, dei risentimenti. Quelle sono molte volte queste, se non ci pensiamo, ma quella è la nostra schiavitù, è la nostra infelicità, è il nostro essere prigionieri di noi stessi e del male, per cui noi possiamo andare da mille esorcisti, ma se non cambiamo il cuore e cominciamo a farlo funzionare nella logica divina, l'esorcismo può dare un corso di acceleramento per la liberazione, ma deve nascere soprattutto mettendo l'amore nel cuore, perché lo spirito della libertà, libertà significa, ecco, raggiungere la sua massima perfezione solo che raggiungerà la libertà, che raggiungerà la sua massima perfezione solo in cielo. Ciò non vuol dire che però noi su questa terra possiamo conquistare questa nostra libertà, questa nostra attesa dello Spirito che ci rende liberi interiormente. San Paolo sostiene che siamo stati chiamati a libertà, ma questa libertà non deve diventare un pretesto per la carne, anzi mediante l'amore invece dobbiamo metterci a servizio gli uni degli altri. Così facendo la nostra libertà diventa una vera libertà, una libertà libera, libera da noi stessi, del proprio egoismo, dalle opere della carne, per vivere la legge di Cristo. Una libertà che nasce dal desiderio di fare la volontà di Dio, di vivere nel bene e nella verità. Io voglio vivere nella verità, nella vita, perché mi sento libero dentro. Voglio essere vero perché voglio viverlo. Non voglio più doppiezze, non voglio più ipocrisia, non voglio abbattere tutte le strutture dell'uomo vecchio che sono dentro di me. Per questa ragione l'Apostolo ci consiglia di camminare secondo lo Spirito e di lasciarci guidare dallo Spirito. E per oggi vediamo l'ultima azione dello Spirito Santo, lo Spirito che si dona, lo Spirito donatore. E ancora la prima lettera ai Corinzi dice: noi abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo. Noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio, per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Ebbene, allora finiamo questa nostra prima questo nostro primo incontro
sullo Spirito Santo che abbiamo visto, le sue azioni principali, santificatrice, un'azione di speranza, un'azione di liberazione e un'azione, soprattutto lo Spirito Santo, donatore. Cosa dona lo Spirito Santo? I suoi frutti, i carismi e i ministeri. È inconcepibile parlare delle azioni dello Spirito senza prendere in considerazione i suoi doni e i suoi frutti, anche se in questa occasione non lo possiamo fare in profondità. Però ci ricordiamo che camminare sotto la guida dello Spirito è ricevere questi doni. Lo Spirito Santo è il donatore, perché oltre ad offrirci i suoi doni o carismi, dona se stesso dal momento in cui prende dimora in noi. E qual è il dono bello che lo Spirito Santo fa a noi? Che noi siamo tempio di Dio, cioè Dio, mandando il suo Spirito dentro di noi, ci rende un santuario dove Dio vive, la nostra anima è un santuario. Ci potrà fare paura questa parola, perché pensiamo che il santuario è una realtà sacra, una realtà, ma noi dobbiamo vivere questa nostra esperienza di essere veramente abitati da Dio e di comportarci in un modo da glorificare la sua presenza in noi. Perché se queste verità teologiche, ripeto, altrimenti andiamo alle messe, preghiamo lo Spirito Santo, batto la porta e sono ancora nella carne, negli istinti, e faccio un macello. Ma io da quella porta la devo varcare, sentendo veramente che lo Spirito che ho pregato venga nello Spirito Santo. I santi hanno fatto un percorso proprio per vivere, radicarsi questa verità dentro di loro. E allora per questo motivo loro sopportavano tutto, perché sentivano questa presenza forte di Dio dentro di loro. Siamo tempio di Dio. Essere tempio di Dio quindi significa fare scelte diverse nella propria vita. Significa abbandonare l'uomo vecchio e l'uomo del peccato. Essere tempio di Dio è una bella esperienza. È qualcosa che ti cambia il cuore, ti cambia la mente, ti cambia la prospettiva della vita, perché tu metti Dio al centro del santuario della tua anima. Lo Spirito Santo quindi soffre dove vuole e come vuole, i suoi carismi sono infiniti in tutta la Chiesa. Per cui, come abbiamo detto, i doni sono comunemente quelli che conosciamo e sono nominati da Isaia. I sette doni dello Spirito Santo: l'intelletto, la sapienza che è la conoscenza, la capacità di affrontare le cose divine, di approfondire le cose divine. L'intelletto consiste nel capire le verità della fede, il consiglio nel far discernimento sul giusto operare proprio e consigliare gli altri, la fortezza è sopportare le sofferenze, le fatiche, le tentazioni e le difficoltà che si presentano ogni giorno nel cammino di fede. La scienza consiste nel vedere le cose come le vede Dio. La pietà consiste in sentirsi figli amati dal Padre misericordioso che ci apre alla fraternità. I sette doni che avete sentito parlare chissà quante volte, no? Quindi sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza e il timore di Dio. Forse darei molto ampio spazio soprattutto a pensare sul timore di Dio che è sparito, perché se ci fosse il timore di Dio nel cuore ci sarebbero meno peccati. Ma siccome ormai c'è una teologia della giustificazione, che tutto è possibile, tutto, tanto Dio perdona tutto, ormai si ammazza anche il vicino di casa, e dico che mi sono pentito, è finita lì la storia. Il timore di Dio è importante. Dobbiamo recuperare due concetti importanti per il nostro mondo cristiano. Primo, il vivere alla presenza di Dio.
Vivere la presenza di Dio ti aiuta in tante cose. Se io mi accorgo che sto facendo del male a una persona, il mondo islamico lo vede, musulmano, loro vivono questa dimensione, Allah ti guarda, perché la presenza è un accompagnamento, non è un'ossessione, assolutamente no, ma è un accompagnamento. Se io devo fare del male a qualcuno, Dio mi sta vedendo che faccio, ma noi pensiamo che le cose fatte nascoste, Gesù lo dice nel Vangelo, tutto ciò che è stato fatto nascosto verrà rivelato. Tutti i retrafoni, no? Tutte le strategie fatte di nascosto per abbattere quello, per ingannare quell'altro, per rubare quell'altro. Gesù è molto chiaro, lo dice nel Vangelo, tutto nel giudizio di Dio sarà rivelato e sarà messo a nudo e si vergogneranno coloro che hanno fatto queste azioni. Per cui il timore di Dio, cioè, quindi vivere alla presenza di Dio, il timore di Dio sono due concetti che nella nostra spiritualità, che noi abbiamo purtroppo abbandonato, li dobbiamo recuperare. E bisogna insegnarlo anche ai bambini. La radice, se non si mette nel cuore dei bambini da piccoli, guardate che dopo è difficile da apprezzare. Bisogna far capire fin da piccoli il timore di Dio, non la paura di Dio, perché Dio non vuole questo, ma quel timore che è una cosa reverenziale. In fondo, vedete, se è stato abbattuto un po' anche nella famiglia il concetto dell'autorità del padre, se in alcune famiglie qui il padre o la madre mai non contano nulla, no? Perché è stato perduto, è stato svenduto il valore dell'autorevolezza, non dell'autorità, dell'autorevolezza. Bastava prima uno sguardo, i padri e i figli tremavano e rientravano subito in linea. Abbattendo il concetto di paternità, si è abbattuto anche il concetto della paternità di Dio, per cui si è perso il timore di Dio, che è un dono dello Spirito Santo. Quindi ogni dono è per la comunità cristiana una fonte di ricchezza per tutti, seguitati sotto l'azione dello Spirito. Così ogni carisma è concesso per metterlo a servizio della comunità. Nessuno si deve sentire più o meno dell'altro, di avere un carisma piuttosto che un altro, perché nella diversità e nell'unità che si costruisce la comunità. È un sogno di Dio che le comunità potrebbero avere tanti doni e non litigare. Si litiga per ambizione o per potere spirituale, ma quello non viene da Dio. Nessuno può dire di non avere carisma, perché dal momento del nostro battesimo Dio ha messo il sigillo di sua proprietà che ci rende partecipi ed eredi di tutti i suoi doni. Questi non sono un privilegio concesso solo ai santi. Ecco, non dico loro sono santi, io, oppure se abbiamo ricevuto un dono facciamo quell'atteggiamento, ma io non sono degno. Vedete, quello rientra nella falsa umiltà, scusate la franchezza. Tu devi accettare il dono che ti è dato, lo devi vivere nell'umiltà e con serietà. Non devi discutere, non sono degno. Però se te lo togli ti fa male. Quindi dobbiamo essere veri davanti a Dio, anche davanti alle cose spirituali. Quindi questi non sono privilegi, i doni concessi ai santi, oppure limitati ad un'epoca particolare. Questo sarebbe affermare che lo Spirito Santo non è stato sempre presente lungo tutta la storia, oppure che Dio preferisce alcuni più di altri suoi figli. Per cui il compito di ciascuno di noi è quello di conoscere e di capire quale dono dello Spirito che il Signore ci ha fatto. Allora, come vedete, io mi fermo qui per questo nostro primo incontro. La settimana prossima vedremo gli ostacoli contro lo Spirito Santo, e ci sono, che sono soprattutto il frutto della nostra natura umana che vive nell'esperienza del peccato. Quindi questa prima riflessione, come avete potuto vedere, non è stata una lezione biblica e dogmatica, è stata una riflessione fortemente spirituale, dove questa azione dello Spirito è come una pioggia
che scende su tutti noi e ci invita a vivere questa esperienza della santificazione, di vivere l'azione della speranza, la dimensione della speranza in relazione allo Spirito Santo, l'azione dello Spirito che si dona, che si viene donato a noi, e di liberazione. Tutto nasce, questa azione dello Spirito, se noi ontologicamente dentro di noi accogliamo quell'accoglienza eterna che ci è stata data dal giorno del battesimo, che però lo facciamo fruttificare nel corso della nostra esperienza quotidiana. Non permettiamo che lo Spirito Santo diventa un'esperienza emozionale, ma facciamo in modo che sia un'esperienza posta di fede, no? Che nasce dalla nostra quotidianità, perché Gesù si è fatto carne, ha assunto la nostra storia e ci ha salvato nella nostra storia. Non è una salvezza per sentimento, ma è una salvezza reale.